Allora, eccoci qui, io sono particolarmente felice di avviare questa conversazione con i due autori del fumetto L'attimo decisivo. Adesso vi raccontiamo di cosa si tratta. Allora, gli autori innanzitutto sono Roberto Gagnor, che è qui accanto a me, che è lo sceneggiatore, e Mattia Suros, che è il disegnatore. Ciao, ciao a tutti. Allora, buongiorno. Per chi non li conoscesse, quei pochissimi che non vi conoscono, nell'ambiente sono pochi veramente. Allora, Roberto Gagnor scrive per Topolino dal 2003, leggo nella sua nota biografica, tra le altre cose ha scritto Le gocce, La smagliante Ada, sei co-creatore di Food Wizards. Ok. Cartone animato sull'alimentazione funzionale, e insegna anche sceneggiatura. Dove? Qui a Torino, a Milano, e qui a Torino alla scuola Comics, come anche Mattia. Sì, siamo colleghi anche a scuola. Sempre? Sì. Okay. Ma eravate anche compagni di classe? No. 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 Ok, no, chiedevo. E invece Mattia Suros collabori con Topolino e Disney dal 2016, e tra il 21 e il 22 con Paola Barbato. Hai pubblicato la miniserie 10 ottobre per Sergio Bonelli Editore e sei docente anche tu, come abbiamo detto poco fa, sempre alla stessa scuola, Internazionale Comics. Allora, che cos'è L'attimo decisivo? L'attimo decisivo è un fumetto che nasce, diciamo così, su iniziativa del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, e prodotto di fatto dal Dipartimento della Protezione Civile, e infatti siamo qui allo stand della Protezione Civile, grazie alla collaborazione con voi due. Che cos'è L'attimo decisivo? Adesso pian piano, mentre parliamo, speriamo di disegnarlo e di raccontarlo, ma fondamentalmente possiamo dire che è una storia seriale, o ambisce almeno a diventare una storia seriale, che ha per protagonisti dei ragazzi e delle ragazze, e che per tema possiamo dire che ha i rischi e tutte quelle situazioni emergenziali che hanno a che fare appunto con la protezione civile. Ma adesso pian piano raccontiamo in che modo questo succede. Allora, io la prima domanda che vorrei fare a Mattia riguarda proprio... Inizio io. Inizi te, sì. Qualcuno deve iniziare. Segnato, da qualche parte bisogna cominciare. Se ci racconti i personaggi che hai disegnato per questo fumetto, cioè chi sono, cosa fanno? Intanto saluto chi sta ascoltando. La prendo un po' alla larga, io quando rispondo alle domande... raramente centro il punto, nonostante faccia fumetti dovrei avere il dono della sintesi, no, più che altro perché è una domanda che sembra semplice, ma le domande semplici poi non hanno mai risposte che lo sono altrettanto. E devo dire che quando abbiamo iniziato a pensare ai personaggi li abbiamo già pensati nel loro contesto, perché era inevitabile che noi ci ragionassimo, perché ad ognuno dei quattro protagonisti dell'attimo decisivo capita una situazione di emergenza o di possibile pericolo, rischio, e quindi l'abbiamo già in qualche misura geolocalizzati. Sapevamo che Samira viveva in case popolari in una zona precisa e che invece Carlo per esempio viveva da tutt'altra parte, e quindi è come se le avessimo dedotti dal loro territorio prima ancora di dire abbiamo deciso che sono due maschi, due femmine, e una probabilmente sarà bionda, e una probabilmente non lo sarà, e uno sarà così, uno sarà così. Cioè, diciamo che l'origine dei personaggi non è stato quello che a volte succede quando pensi ad un personaggio, cioè che prima di tutto lo visualizzi, no? Perché anche quando facciamo un fumetto altro che non sia questo, lo sceneggiatore spesso quando descrive un personaggio non dice lo voglio biondo, dice probabilmente voglio che abbia un'espressione di un certo tipo, voglio che cammini così, voglio che... e quindi delle cose che sembra che non si disegnino. E
da lì poi appunto si fa un ragionamento di deduzione. E come sono nati nello specifico? Parlando di varietà possibile, perché è una cosa che noi abbiamo fatto per dei ragazzini, quindi il processo di medesimazione era quello a cui puntavamo quando abbiamo cominciato a lavorarci. E quindi la varietà era, non so, avranno tutti la stessa età, forse è l'unica cosa che li accomuna, però non saranno tutti uguali fisicamente e non lo saranno tutti come attitudine, come non lo saranno tutti come carattere e come proprio personalità. E quando tu pensi ad una personalità, in qualche misura, in maniera sfocata, vedi un corpo. Se ti dicono, parlando per esempio di Samira, lei è una ragazza decisa, lei è una ragazza super sportiva, eccetera, eccetera, tu magari non hai a fuoco una faccia, ma un tipo di ragazzina sì. E quindi se io ti dicessi queste caratteristiche, senza che tu abbia ancora visto il disegno dei personaggi, appena li vedi dici, ah, è lei quella così, perché già il modo che, in cui si muove, già il modo che, in cui è vestita, e quello è l'origine di, dei personaggi sempre, che appunto di solito vengono scritti. E quindi la domanda tu l'hai fatta a me, pensando che partisse forse dal disegno, no? Effettivamente la natura. Mentre invece io penso che i personaggi, come tutto il resto, derivino dalla scrittura. Quindi poi cos'è successo? Quando abbiamo fatto così era un gioco, no? Sono quattro, non per forza devono essere tutti bianchi, e se abbiamo fatto una bionda ne facciamo uno roscio, e poi lui è abbronzato perché al mare, eccetera eccetera, e quindi vengono fuori un po' da soli, no? Sì, allora il punto, sì, si parte dalla scrittura, ma poi la scrittura deve diventare qualcosa. Lo sceneggiatore scrive perché la sua storia diventi appunto immagine. Allora io avevo delle facce molto vaghe in testa, ho iniziato a dirle a Mattia, Mattia le ha schizzate velocissimamente e c'era già qualcosa, c'era già un mondo che veniva fuori, perché alla fine uno deve appassionarsi ai personaggi, i personaggi sono quelli che tu segui, e in un fumetto di come questo, in cui devi veicolare dei valori, dei contenuti, delle cose molto chiare, allo stesso tempo però devi farlo con qualcosa di emozionante, qualcosa che acchiappi. E come acchiappi? Con l'avventura e con i personaggi. Per cui io avevo pensato appunto a delle provenienze geografiche diverse in Italia, perché potessero raccontare appunto mondi diversi ed eventi diversi, soprattutto qualcuno sarebbe arrivato dal nord, uno dal centro, uno dal sud, uno dalle isole, qualcuno avrebbe avuto hobby diversi, qualcuno, insomma, volevo giocare con questi personaggi in modo che diventassero, fossero molto vicini a quelli che potrebbero essere. Infatti quando abbiamo poi provato a disegnarli sono diventati veri, sì, in, con l'intelligenza artificiale diventano verissimi, cioè, molto molto credibili, ecco. Ma è perché Mattia ha fatto un bel character design. E poi quella varietà di cui stiamo parlando era necessaria non solo perché dobbiamo raccontare per esigenze proprio della commissione, sia l'evento di un terremoto che quello di un maremoto o un'alluvione, e sono cose che succedono in posti diversi, che succedono a persone diverse. Ma tornando alla questione dei personaggi, è la caratterizzazione, quella che poi diventa, quelli che li rende riconoscibili, è se a uno per esempio ho messo gli occhiali, perché nella quantità ci sono delle persone che li portano, se li facessi a tutti e quattro sarebbe qualcosa che li omologa. Quindi per esempio il fatto che la prima su cui siamo partiti, che era Samira, l'avessimo pensata con dei genitori che probabilmente non erano nati in Italia perché non è bianca, che lei abbia le treccine la rende ultra riconoscibile. E quindi anche se solo disegnassi i capelli di Samira, i capelli di Katia, i capelli di... tu li riconosceresti già, no? Perché nessuno è uguale. E quella roba lì ai ragazzini credo che sia anche una specie di messaggio di... non dovete necessariamente tagliarvi tutti i capelli allo stesso modo, che è una cosa che succede, no? L'omologazione a quell'età, e vanno tutti bene. E poi facendo quella, aprendo lo spettro, c'è chi appunto avrà un processo di identificazione più con Tizio o con Caio. Aspetta, allora approfitto, buonasera a tutti intanto, per farvi una domanda scomoda, quelle cose che non si chiedono ai genitori, no? Perché sappiamo quanto si è lavorato sulla costruzione del loro universo, i luoghi eccetera, e avete ben descritto la nascita di questi personaggi, ma ce n'è uno al quale siete più affezionati?
Cioè, qual è il personaggio di Roberto e quello di Mattia? Ah, beh, io sono partito da Carlo, perché Carlo è uno che abita in un posto che potrebbe essere il mio. Io arrivo dalla Val di Susa, vivo a Milano e dico che sono di Milano, ma in realtà io sono della Val di Susa, orgogliosamente della Val di Susa. E allora, per raccontare i posti appunto possibili, speriamo, alluvioni eccetera, ho inventato Carlo. Carlo è anche il nome di mio nonno, e allora ho detto, ho costruito un'amalgama di cose. E per cui sì, so se è un po' lui, perché io ne ho presi tanti di treni e di pullman con la pioggia e tutto, quindi in quei treni lì, ho lì in treno più che in pullman, mi sono formato come autore, perché leggevo, ascoltavo musica, andavo a scuola, leggevo fumetti, ascoltavo, insomma, diciamo un'educazione alternativa, ecco, non consigliabile in maniera classica, ma mi è servita per fare fumetti. Io vorrei rispondere in maniera così semplice, tipo lui, lei, e invece faccio la risposta multipla, so che non si fa, però dico Samira perché è quella che preferisco disegnare, dico Carlo perché per motivi completamente opposti ai suoi, ma credo che sia il tredicenne a cui probabilmente assomigliava più il tredicenne che ero io, e poi Katia perché mi sembra tra i quattro la più risoluta, perché è quella, è una delle poche di cui è ben chiarito qual è il suo contesto familiare. E quella è una cosa di cui parlavo anche oggi, no? Sapere molte più informazioni dei personaggi rispetto a quello che poi viene contenuto lì dentro. A me Katia me l'ha già fatta stare simpatica, perché è famiglia numerosa, però è evidentemente una famiglia più abbiente di quella degli altri, per esempio. E come a dire, un terremoto o un incendio succede ai ricchi, ai poveri, succede a tutti. E quindi mi piaceva quella roba lì, e Katia mi piace perché è a suo agio, pur non essendo, non facendo imbambolare tutti i ragazzini come succede a Samira. Viene a dire povero Paolo, però a questo punto, perché vabbè, è lui, rimasto lui è il più bello, quindi già quindi abbiamo visto nei laboratori che piaceva. Insomma, già i personaggi sono Samira, Paolo, Carlo e Katia, sono quattro, sì, personaggi, sono quattro adolescenti che nel corso di avventure barra disavventure scoprono, incontrano un avversario misterioso, un gigante, un colosso impalpabile, minaccioso, fatto di fumo nero, sì, oppure rosso, sì, non si sa di che materia, cambia anche colore, esatto, quindi un mutaforme, è fatto dalla materia di cui sono fatti gli incubi, esatto, parafrasando Shakespeare al contrario, alla rovescia. Però prima di arrivare lì, a me interessa molto quello che avete detto poco fa riguardo ai personaggi. Allora, partiamo da una cosa che a me ha sempre fatto sbiellare, visto che qua siamo a Torino, ho imparato questa espressione qui tanti anni fa, ma nella lingua inglese, per esempio, la parola che si usa per dire personaggio e quella che si usa per dire il carattere è la stessa, no? E aiuta, perché noi parliamo caratterizzazione dei personaggi, il personaggio già di per sé nasce con un carattere. Voi avete detto, però noi avevamo già presente bene quali erano i luoghi da cui venivano, e allora qui mi viene in mente una cosa che nella mia esperienza di comunicazione, per esempio del rischio, comunicazione d'emergenza, ho imparato a non sottovalutare mai, che è proprio il contesto, il luogo in cui tu vivi, perché ti modella in qualche modo. Noi si dice sempre che viviamo nell'antropocene, l'abbiamo detto anche oggi in altri incontri che abbiamo fatto, perché ormai noi modelliamo, no? Però è anche vero il contrario, cioè è il territorio in qualche modo ci modella, si parla spesso del carattere, no? Di un sono luogo. Sono assolutamente convinto che sia una posizione assolutamente arrogante quella, perché sì, siamo al centro, ci siamo messi nel centro di qualcosa che oggettivamente in 5 minuti ci può far scomparire, ma di cosa stiamo parlando? Esatto. E chi non lo sa, se non la protezione civile? Cioè. E allora mi viene in mente proprio questa domanda, ma i luoghi, ho capito che non è questa la domanda perché mi avete già risposto, i luoghi sono importanti, no? Nella caratterizzazione appunto, no? Nella vita di questi personaggi. E neanche vi domando, diciamo, perché avete scelto questi luoghi, perché
l'avete detto entrambi in realtà chiaramente, uno perché avevamo l'esigenza, no, di rappresentare un po' tutto il territorio italiano, quindi il nord, il sud, il mare, la montagna. Però quanto è importante nella costruzione di queste storie, diciamo così, l'identificazione e la precisione della rappresentazione di questi luoghi? Beh, parecchio, perché tutta la storia si basa sul fatto della possibilità, che nessuno si augura, ma che può esserci, di un evento catastrofico. E allora si lavora su quello, perché tutta l'idea del progetto è: può capitare, speriamo che non capiti, ma se capita devi essere pronto, devi essere preparato, che è il vero punto della cosa. Se sai, se sei preparato, se capisci prima, se ragioni un attimo, puoi fare meglio. Perché è nata l'equazione del rischio? Perché a me, come tutti i narratori, ci serviva un cattivo, un antagonista. Ma qui qual è il cattivo? Chi è l'antagonista? Le rocce che cadono? L'acqua che arriva? Sì, volendo sì, i film catastrofici vivono di quello, l'uomo contro la natura. Però volevamo personificarlo, perché a un certo punto nelle prime chiacchierate voi due avete detto, uno di voi due ha detto, l'equazione del rischio. E io, cos'è l'equazione del rischio? È il fatto che appunto tu non puoi annullare il rischio, c'è, è ineliminabile, ma facendo attenzione, informandoti, ragionando, pensandoci prima, puoi ridurre il rischio. Per cui ho pensato un antagonista che, ok, non puoi ucciderlo, ma puoi tenerlo fermo, che è molto anche vera come cosa, molto in qualche misura puoi arginare i danni o un comportamento rispetto ad un altro che magari in un momento di panico uno non è abituato a ragionare, è diventato, cioè quello che è, diciamo, un po' il meccanismo che è passato la protezione civile, chi ci lavora, quelle cose lì è materiale quotidiano, ma era difficile che prendesse una qualche forma narrativa, mentre invece, avendo trovato questa idea, lui ne avevamo fatto in qualche misura tornare sia la necessità che aveva la protezione civile di essere accurata, no? Quando dava, diciamo, delle pratiche di buona protezione civile, il fatto che esistesse una terminologia corretta di chiamare le cose col proprio nome, senza però diventare un manuale, perché lì è una storia in cui succede qualcosa, e quindi forse lo faccio dire a te, era difficile usare le parole giuste, era difficile anche il fatto che chi dovesse coadiuvarci e avesse le competenze tecniche e scientifiche, no? Venisse a patti con, comunque è una storia, no? Sì, ma poi l'idea era di dover raccontare qualcosa che fosse un inizio. Le 24 tavole del fumetto servono a dire, può succedere questo, ma se tu hai il tuo, guardi sul QR code che c'è nel fumetto, arrivi al sito della protezione civile, ci sono tutte le informazioni che ti servono. Quindi era come un amo, una piccola esca di informazioni e di avventura per dire, vieni e informati. Ecco, adesso pian piano spero si stia componendo il mosaico, no, dell'attimo decisivo di questo fumetto, perché avete introdotto, già avevamo, diciamo, anticipato che c'era questo cattivo, questo antagonista. Stiamo parlando dei luoghi e ci torneremo poi sui luoghi, perché soprattutto nell'attimo decisivo 2, che non è la vendetta ma è la virgola in questo caso, come scopriremo fra qualche settimana, ma non si può dire perché deve esserci la presentazione ufficiale, come vedremo il luogo diventa molto importante lì. Ma restando un attimo su questo argomento, cioè, tu hai detto, appena abbiamo parlato dell'equazione del rischio, tu hai detto, oh wow, no? È perché l'equazione del rischio è una cosa effettivamente particolare, nel senso che l'equazione del rischio è una rappresentazione sotto forma, diciamo così, semplificando, matematica, degli elementi che contribuiscono a definire quanto un luogo in un determinato contesto, in un determinato periodo, può essere soggetto a un rischio. Quindi l'equazione del rischio di per sé non è cattiva, anzi è uno strumento che noi utilizziamo per prepararci,
Infatti è il narratore del fumetto. Ah, ecco, qua ti volevo. Allora, il punto è questo. No, mi viene in mente che in tutte le storie, cioè, non mi ricordo quale autore, che diceva, nelle storie, che sono tutte storie di ferite, alla fine, no? Cioè, nel senso che se ci stanno un uomo e una donna che si amano, si vogliono bene, si sposano, i figli stanno in salute, eccetera, alla fine del film tu dormi. Deve accadere qualcosa. Primo quarto d'ora. Esatto, quella è la presentazione. Esatto. Le storie, e qualcuno lo ha detto anche stamattina più autorevole di me, come Nicola La Gioia per esempio, parlando col capo dipartimento, la letteratura umana nasce con le catastrofi, la Bibbia piena di catastrofi, no? Diluvi universali, pioggia di piaghe d'Egitto, ma anche come sempre ha detto Nicola, la letteratura occidentale nasce con Omero, che sono storie di guerre e di disastri, di naufragi. C'è, no? Uno che cerca, okay, di andare da A a B a casa sua, okay, e gli succede di tutto. Esatto. 10 anni ci mette, no? Esatto. Detto questo, quindi c'è un autore, di cui non ricordo il nome, ma mi perdonerete, che dice: l'elemento che nelle storie ferisce è lo stesso che alla fine guarisce. Cioè si trasforma da ferita in elisir. E un po' possiamo dire che l'equazione ha questa funzione nella narrazione, o no? Beh, allora, è un cattivo più classico, però diciamo che è come una forza universale, e lì allora invece arriva l'umano che si oppone all'universale. Sì, è una roba, che è una forza che però può essere domata, ecco, se vogliamo può essere domata, con armi molto umane, con l'attenzione, con la... Come? Forse cerca di essere compresa. Ma quello lo usiamo a episodio 82. Prima ci giochiamo, ci mungiamo, come dico io, tutta la storia possibile. Però... più volte a faccia lo farà più tardi. A me viene da dire che sta proprio nel suo nome. Se ti chiami equazione, sei qualcosa da risolvere. Cioè, quindi, quando abbiamo deciso che... No. Abbiamo risolto la trama del decimo. Bene. Inconsapevolmente. Questa, non avevo mai pensato a questo. Vedi che ogni tanto... Epifanico. Wow, è uscita così. Non è... Io disegno di solito. Ed ecco, sistemate il nostro lavoro per un po'. Ecco, però vorrei tornare un attimo appunto sul tema, posso dire, dell'impatto. Voi dite, noi possiamo domarlo, no? Cioè nella storia, tu in realtà usi un'espressione molto precisa, no? Contrastare. No? Il rischio, cioè non posso eliminarlo, il rischio zero non esiste, possiamo contrastarlo, quindi questa forza viene contrastata da questi quattro ragazzi e ragazze che quindi hanno dei supereroi, dei superpoteri, sono supereroi. Non è proprio, è per un superpotere strano, perché nel momento in cui si trovano davanti a questi cataclismi, un terremoto, un maremoto, un'alluvione, un incendio, si attiva qualcosa, perché nelle rare volte in cui, grazie a Dio, mi sono trovato in pericolo o qualcosa del genere, qualcosa mi si attiva, cioè sei più attento, sei più teso, sei più agitato, sei più freddo, sei più pronto a reagire, ecco. E allora ho immaginato che questa cosa diventasse un superpotere e abbiamo pensato a un tatuaggio, qualcosa che appare sulla pelle dei nostri protagonisti e attiva in loro una consapevolezza. Non sono più gente che sta lì e aspetta il disastro, non è gente che si agita, non è gente che subisce. Capiscono che in quell'attimo dilatato nella storia, ma che può essere pochi decimi di secondo, puoi entrare in azione, puoi stare lì e subire, puoi stare lì e prenderti il disastro che ti piomba addosso, oppure pensando, ragionando, tornando a quello che hai imparato, a quello che hai capito, perché hai studiato prima, perché ti sei preparato, hai una possibilità, ed è quella che fa la differenza. È un superpotere molto umano, se vogliamo. No, una cosa che mi è piaciuta moltissimo nella stesura proprio delle sceneggiature è quanto il segno, quello che poi noi abbiamo chiamato il segno, rappresenti anche il momento di svolta, non solo narrativo, ma anche proprio nella percezione della situazione da parte dei personaggi. È una specie di presa di consapevolezza. A me quello che piace del segno, è chiaro che a livello visivo ha una certa potenza, che di punto in bianco in un momento emergenziale ti sbuchi un tatuaggio da qualche parte,
e il fatto che sbucchi a tutti quanti e loro ne siano consapevoli è divertente. Ma a me quello che interessa di quella roba lì non è tanto il fatto che noi l'abbiamo trattato un po' al morso del ragno di Spider-Man, ma mi interessa come non solo possa capitare a chiunque, e quindi non necessariamente al figo della classe, o capita a quello bullizzato, no? Non al bullo. Quello è già interessante. E poi mi piace che quel momento lì, quell'attimo, si chiama l'attimo decisivo perché è quello in cui ti fermi un attimo, venga rappresentato da un, diventa una roba simbolica, cioè tu hai un margine piccolissimo a volte, che a volte che noi diciamo che anche far con la prevenzione, hai quel margine piccolissimo che dici è ovvio che quando sono in pericolo, se vado in panico, è probabile che faccia una cosa che non dovrei fare, ma io non so di preciso cosa devo fare se scoppia un incendio, corro dove, in maniera istintiva dove mi sembra che mi metta al riparo, che non è esattamente la cosa migliore, e quindi mi sembra che sia proprio il senso ultimo del lavoro, che diventa didattico quando io leggo una storia e il protagonista, siccome qualcuno gli ha detto guarda che se succede questo devi fare così, tu lo stai dicendo a chi lo legge, quindi un ragazzino dirà ma io l'ho letto a scuola su un fumetto che se c'è un terremoto bisogna chiudere il coso del gas, che io non lo so quanta gente si faccia queste domande durante un terremoto. Ma perché per noi è stato, noi abbiamo imparato tanto grazie al fumetto. Io ho imparato il principio di Archimede su una storia di Topolino, continuo a non crederci perché quando mi tuffo in acqua io vado giù, io non, secondo me è una roba che si basa sul crederci, se ci credi ti stai galleggi. Ma scherzi a parte, abbiamo imparato tutti un sacco di cose dal fumetto. E allora è bello pensare che se anche una persona sa cosa fare grazie a questo fumetto e si salva o salva qualcosa o qualcuno, abbiamo già fatto una roba enorme. L'obiettivo è quello. E appunto l'informazione passa in un canale più divertente, perché se io posso anche catturare i ragazzi uno per uno e dirgli bene, e adesso inizia la lezione in cui ti racconto per 2 ore questa cosa e il ragazzo invece in una bella bignè pieno di storia tu mangi tutto felice e intanto ti sei nutrito, cioè è come un bignè pieno di qualcosa di molto nutriente, ecco, di vitamine. Ma infatti mi piace pensare che il segno non sia soltanto il momento di svolta narrativa, ma è sempre un momento di crescita per i personaggi e per i lettori. E vedrai, perché l'idea è che ogni volta che il segno si attiva porti qualcosa di diverso, porti qualcosa a cambiare per i personaggi. Io volevo fare una cosa, che oggi abbiamo fatto 2 chiacchiere prima, e volevo continuare sulla tua metafora culinaria, mi sembra perfetta. In sostanza, detta in parole povere, a me sembra che noi abbiamo lavorato a questa storia, a questo fumetto, come se la protezione civile, il dipartimento e tutto il grosso gruppo di lavoro che si era formato attorno al progetto avesse fatto la spesa e noi fossimo i cuochi. Quindi dici, se tu mi fai una spesa sensata, ragionata e con un sacco di... cioè, avendo previsto, no? Che io abbia bisogno di cucinare per tot persone e che quindi ma le uova non le ho prese, ma il latte è scaduto, cioè noi avevamo la dispensa bella piena di cose che non amo, ho comprato noi e noi toccava cucinarle in sostanza, cioè non so se... Ma perché poi loro ci hanno, diciamo la verità, noi siamo fumettisti, ma io non è che avessi una cultura di protezione civile, anzi ero ignorante come una zappa fino all'anno scorso, come si dice in Val di Susa. Voi ci avete dato appunto questi ingredienti, poi il bello è mediare, cioè il fatto di raccontare e il fatto di informare. Se racconti troppo e non informi è inutile, se informi troppo, troppa informazione, non racconti abbastanza, diventa pesante. Per cui sì, loro hanno fatto la spesa, noi abbiamo cucinato e l'idea è che ci sia, sì, perché sapevamo che qualcosa cioè c'era una necessità primaria, cioè se la protezione civile, il dipartimento aveva appunto pensato a una cosa del genere, aveva una finalità. Che non è stato noioso per voi lavorare con dei comunicatori esperti di protezione civile e anche mediatori tra voi e gli aspetti scientifici,
che più volte sono intervenuti anche a quello correggere. Per noi era importante, perché voi ci avete anche proprio aiutato a capire certe cose, e anche proprio voi due a capire certe cose e a capire appunto come dire certe cose, come muoversi e tutto, cioè tenere tutto insieme, ecco, siete stati un po' gli editor del progetto. No, io lo penso soprattutto legato al motivo per cui le persone fanno i fumetti. Facendo una cosa del genere ti accorgi che li puoi fare per un mucchio di motivi per cui non li hai mai fatti, per esempio. Cioè, noi prima siamo stati presentati come, no, persone che lavorano principalmente per Disney, che è una cosa che tutti conoscono, però nessuno quando compra Topolino, per esempio, ha la necessità che quella cosa lì sia didattica. Tu puoi comprarlo per puro intrattenimento di qualità o quello che è, va benissimo. Mentre invece questo nasceva, al di là appunto del proprio da dove è nato, nasceva anche col fatto che il fumetto è solo poi alla fine un media, e tu lo usi, ne usi il linguaggio anche per una cosa che ti sembra che no, invece non funzioni. E invece a me sembra bellissimo aver fatto una cosa del genere, perché mi sono accorto che con i fumetti posso fare anche una cosa del genere, che non sempre si fa. Oggi dicevamo, quando viene trattato il fumetto di solito è la mascotte con il balloon perché sembri più accattivante che non un testo e basta, ma quello non è quello che abbiamo fatto noi, cioè di inventarci una forma di... cioè è più ambizioso, se vuoi, no? Quello che voi avete chiesto a noi era più ambizioso. Perché vi abbiamo chiesto da subito di mettere al centro la narrazione e non l'informazione. E, insomma, ci stiamo provando, piano piano, vediamo. I risultati, ecco, non sembrano male però, Riccardo. Allora, no. mi piace, la adotto, la metafora culinaria, no? E allora, vediamo come possiamo raccontarla pure questa raccolta di ingredienti. Tra questi ingredienti, io ci voglio tornare perché è una cosa che a me ha colpito particolarmente. Allora, noi non possiamo parlare troppo del secondo numero, però possiamo dire che ci sarà un secondo numero. E yes. Quindi l'attimo decisivo sta diventando quello che voleva essere quando l'abbiamo pensata, no? Una serie di fumetti, cioè una storia che si sviluppa nel tempo come gli altri fumetti, come Dylan Dog, no? Mo adesso magari, però è come dire, guardate che è un fumetto vero. È un fumetto vero, esatto. Ma mille volte. Esatto. E ci sarà. Allora, noi naturalmente abbiamo già visto, voi l'avete pensata, disegnata, noi abbiamo visto le stampe di prova del fumetto. E quando l'ho viste, la prima cosa che ho pensato è: che figata. Riguardo a tante cose, ma una in particolare, è qua il secondo numero. No, è anche il primo, Cioè, però del secondo mi è piaciuta tanto una cosa nello specifico, che nel primo c'è e non c'è, ma c'è un motivo per cui c'è e non c'è. Ed è questa: i luoghi sono riconoscibilissimi. Cioè, per chi conosce quella zona là, io dico, qua ci sono stato, no? E lo vedo nel disegno, e quella cosa mi emoziona. Allora, speriamo di sì. Allora, io vorrei chiedere a Maurilio, no? Perché Maurilio è stato, come nel primo, l'art director, no, di tutto il progetto. Quali ingredienti gli hai portato a questi due qua? C'è proprio una differenza tra la lavorazione del primo numero e del secondo, proprio perché i luoghi, nel primo abbiamo chiesto dei luoghi astratti che rendessero riconoscibili da una parte le ambientazioni che dovevano caratterizzare la presentazione dei personaggi, e dall'altra che fossero adatti ai vari rischi che zona per zona andavano rappresentati. Nel secondo numero, visto che c'è una collocazione geografica ben precisa, abbiamo lavorato come si fa nel cinema. Quindi a sceneggiatura conclusa abbiamo fatto i primi sopralluoghi nelle città e nei luoghi che dovevano accogliere l'ambientazione, e con il collega Matteo abbiamo scelto pezzo pezzo dove era più adatto andare ad ambientare le varie situazioni. E c'è stata anche una cosa che ci ha fatto cambiare la sceneggiatura, Roberto, perché abbiamo scoperto che
uno dei luoghi non era raggiungibile in autobus come avevamo previsto, e abbiamo cambiato in treno quello che era l'autobus. Ma quello succede, quello capita, anche perché poi a me piace molto nelle storie, come dire, usare un termine molto tecnico, pucciare la storia nella realtà. Notate che uso sempre metafore alimentari, il che vi fa capire i miei interessi nella vita. Mi è venuta fame. Esatto. Poi dopo andiamo al bar insieme. No, non hai pranzato. No, il bello è che ho pranzato, ho anche mangiato un gelato prima, quindi vergognoso. Ma il punto è che esiste il vero e il verosimile. Come dice un grande sceneggiatore che si chiamava William Goldman, quello che ha scritto Butch Cassidy e Sundance Kid, esiste il vero e il verosimile. Ci sono cose vere che non vengono accettate perché non sembrano vere, e ci sono cose verosimili che invece vengono accettate perché sembrano vere. E allora io ho capito quello: se tu pucci tutta la tua storia in un bagno di realtà, in un bagno di dettagli, di cose, diventa più accettabile, dice, potrebbe essere, potrebbe funzionare, quella roba lì la riconosco, ma allora è il mio mondo. Sì, è il tuo mondo, ma siamo entrati noi e abbiamo fatto qualcosa di diverso. Io vorrei anche aggiungere che quando una storia, non è la prima che capita né di fare a me né di fare a lui, la racconti in un posto che in qualche modo esiste, parlo geograficamente, non nel tempo, secondo me c'è un esercizio da fare che riguarda la credibilità. Devo però spostare la cosa e non parlare di posti, ma parlare di persone, perché altrimenti non riesco a spiegare il concetto. E il concetto per me è questo: quando noi pensiamo che un attore sia bravo, quando è talmente bravo da farci dimenticare che sta facendo finta, che quella roba lì manco esiste, che quella persona lì non neanche esiste, e quindi tu pensi che un attore è bravo quando ti ha completamente ingannato, perché tu una storia devi crederci. E questa cosa qua, quando invece viene poi tradotta nel posto, non è che io devo fare la cartolina o devo usare Google Maps, ma devo trovare, appunto, anche veramente con delle foto, lui ne ha fatte centinaia di foto, per dire succederà lì, fare in modo che quella roba lì venga restituita. E io credo che nel secondo ci sia quella roba lì che non è esattamente, io non so se quel palo della luce c'è lì, però i pali della luce sono fatti così lì, perché ho copiato quelli delle foto. Cioè, no, poi mi serviva un palo, l'ho messo lì, ma non so di preciso se in quell'angolo di strada ci sia. Andranno a controllare quando uscirà il fumetto, il palo della luce. Ma il bello è che ci sono dei lettori che fanno così, che in inglese si dice missing the point, cioè proprio mancando il punto di quello che stiamo dicendo. Ci sarà qualcuno che ti dirà, ma quel palo della luce, a noi le dicono queste cose. Quando parlavi di credibilità. A noi quello lì dicono a Paperopoli, perché poi dicono, ma a Paperopoli il porto non è fatto così. No, è fatto così perché io ho deciso ora che è fatto così, nella prossima storia no. Il punto virgola, è che è un porto. Allora... Ecco, apri un tema interessante per quello che ci riguarda. Questo approccio non ce lo possiamo permettere quando invece descriviamo fenomeni. Non puoi assolutamente, su certe cose devi essere chiarissimo, e infatti è sempre un po' il rischio dello sceneggiatore che si fa portare via e dice, ma sì, lo metto perché fa figo. Sì, devi metterlo perché faccia figo, ma che obbedisca anche, entri nell'alveo di quello che devi spiegare, quello che devi raccontare per informare. E io sono la persona meno obiettiva del mondo, per cui era giusto che voi ci teneste in... ti controllaste l'alveo della cosa, non troppo, per evitare un'altra, appunto, un'alluvione creativa. Questo però mi fa venire in mente un'altra domanda mentre ci avviamo alla conclusione, poi ce ne sarà un'altra. La domanda è questa: ok, va bene, allora, quando si parla di fenomeni naturali come un'alluvione, un'eruzione, non possiamo stare nelle vite immaginarie, no? Tornando al tema poi del salone, e quindi quella di Paperopoli, insomma, Paperopoli è una città immaginaria, ma questa volta l'ho immaginata così, e zitto in mosca, noi non ce lo possiamo permettere. Però, trattandosi comunque di una fiction, era una rappresentazione, di nuovo qui gli anglofoni sono più precisi di noi nel definire le cose, no? Noi chiamiamo fumetto, letteratura o fiction. Finzione.
da non confondere il finto col falso, e poi è tutta un'altra faccenda, perché attraverso la finzione io faccio una rappresentazione di qualcosa che è vero, no? Cioè io anche quando vedo, leggo Topolino, e confesso di leggerlo ancora, ahimè, non sono solo? Bene. E so che la storia non è reale nel senso usuale del termine, eppure le storie di Topolino e di Paperino mi raccontano di cose della vita reali, vere, no? Che mi tornano, in cui io mi identifico. No? C'è chi dice che niente è più vero di una storia inventata. Esatto, ma poi c'è quel famoso esperimento fatto da Berkeley negli anni 60, in cui avevano preso tre aule di studenti della facoltà di psicologia, l'avevano separati, nella prima stanza erano entrati e avevano detto: adesso voi dovete fare un dialogo, e c'è qui uno stenografo che lo registra. Nella seconda inventate un dialogo e c'era lo stenografo che le aiutava a scriverlo. Nella terza hanno portato i due elaborati, quale dei due è quello vero e quale inventato, e hanno indicato come è vero quello inventato e viceversa. Nel senso, è più realistico quello inventato, la fiction deve essere realistica. Charlie, allora però Charlie Chaplin è arrivato secondo al concorso di sosia di Charlie Chaplin. Esatto, secondo. Sì, ma tu lo stai dicendo a persone che di lavoro raccontano storie. Sì, esatto. E quindi però, per noi questa cosa qua è io passo 8 ore al giorno, se non 10 anni. C'è un però. A questo. C'è un però. Che è però che preme a noi, che un po' ci spaventa e un po' ci elettrizza, comunque muove una discussione. Il punto è il limite della rappresentazione. Cioè, dov'è il balance, l'equilibrio tra essere precisi, accurati, eccetera, e magari però rischiare di perdere la verità del momento, e invece magari spostare un po' più il balance, l'equilibrio dalla parte, diciamo così, della fiction, per restituirti una emozione che ti può far capire il senso, no? Come lo troviamo? Qua da noi la risposta è va a momenti, cioè c'è un momento in cui non puoi che essere chiaro e oggettivo, tipo non so, appunto quando parliamo di delle norme, delle cose che devi fare, appunto prima Mattia citava, in caso di terremoto chiudete il gas, mettetevi sotto un tavolo, muri portanti, occhio a quelle cose lì. Se io dico ma in caso di terremoto accendete il gas e fate una frittata, no, chiaro. In altri casi invece puoi stiracchiare la cosa, appunto, non è che in caso di eventi del genere ti appaia un tatuaggio luminoso sulla pelle, ed è anche quello che succederà poi nel secondo episodio, sarà ancora più, tra virgolette, magico, ma è una magia che racconta qualcosa di reale, quindi in certi momenti puoi permetterti di dire, oh, c'è quella che si chiama movie logic, cioè non importa che sia vero, ma è figo da vedere. In altri casi invece alt, chiarisci immediatamente, perché qui poi fa la differenza. Se io sbaglio, ho fatto anche un altro fumetto, dei vari fumetti didattici, e uno era per il consorzio dell'asti spumante. Se sbagliavo il tipo di bollicine dell'asti spumante, un enologo arrabbiato, due, potevo trovarlo. Se sbaglio qualcosa qui, potenzialmente qualcuno potrebbe avere un problema. È un po' come quello sketch di Monty Python, del tipo che traduce apposta male il dizionario per far litigare la gente. Quindi non puoi sbagliare certe cose, in altre invece ti prendi il tuo spazio. Qui invece io ho la risposta brevissima, per me tra virgolette è molto più facile, cioè quando uno guarda una vignetta e capisce cosa succede dentro quella vignetta, cioè se io ho disegnato quello che dovevo, ho finito, quindi per me è facilissimo, cioè facilissimo nel senso, se capisce cosa sta succedendo, sì, bene, prossima vignetta. Quindi può essere anche una suggestione, non per forza una descrizione, e a volte abbiamo anche fatto questo tipo di scelta. Sì, ma io poi devo dire che noi abbiamo già lavorato sia per delle serie di Topolino che per altri progetti, che anche Vada, per esempio, quello che parlavamo prima, man mano che tu collabori con uno sceneggiatore capisci qual è il suo modo di, no? Di portarti al disegno, e il suo è molto del cioè è quella roba là che quando tu sai a cosa serve al disegnatore non ti perdi in lungaggini, e quindi sì, la suggestione è qua, hai capito, no? Ti sto dicendo poche parole, sono quelle giuste,
quando le ritrovo nella vignetta non ho bisogno di sovraccaricare, quindi sì, a volte basta quello. Poi ti dico, avendo lavorato più volte diventa anche una maniera di capirsi e quindi si collauda, non so come dire. Ma io so come funzioni tu e tu sai come funziono io, per cui quando io ti scrivo una cosa, tra l'altro la vedo già come la disegnerai tu, perché in mente so come disegni, un tratto elegante ma preciso. Quando facciamo lezione, e la facciamo spesso lezione insieme, è bello perché arriviamo a un... Lui fa, dice le cose molto precise ma eleganti. Io posso essere anche preciso, ma ci arrivo col macete, sempre con delle armi violente, con la motosega. Lui invece ci arriva col fioretto. E allora io so che con lui posso permettermi di raccontare certe cose che con altri autori potrei non permettermi di fare. So già che certe cose con lui rende interessante anche una scena di dialogo, che è l'incubo dei disegnatori, perché sono due che parlano. O hai una grande idea, o hai una grande recitazione, o è molto difficile. E lui riesce a renderle piene di pathos. Per me questa cosa qua riguarda anche l'attimo decisivo, perché una cosa che, su cui nessuno ragiona mai, è che lui probabilmente sta scrivendo delle cose che non è che ti svegli al mattino e dici oggi ho deciso che un fiume esonda su un ponte rischia di trascinarvi un pullman. Cioè, ma, no. Esattamente come io al mattino non è che mi sveglio e dico mi è venuta una voglia matta di disegnare un idrovolante. Cioè, ma... Quindi se tu non me lo chiedi, no, se la sceneggiatura non me lo chiede, io non lo farei mai. E quello secondo me è una cosa bellissima del nostro lavoro, che io a volte dico, guardo la mia cronologia di Google dove cerco immagini e dico ma perché? Ho passato mezzo pomeriggio a guardare pompe idrauliche. E io me lo ricordo perché un giorno, in una storia di Topolino, si rompeva una pompa idraulica e c'era scritto... E io ho pensato, ma non so anche come è fatta, come faccio a disegnarla? Ed è capitato anche qui, non solo appunto quella cosa che dicevi di siamo qui e chi lo leggerà capirà. Ok, va bene, ma io... Il Canadair, per esempio. Sì, il Canadair è stato... Il Canadair, ma come banalmente il... rendere il terremoto, è la prima volta che disegni un terremoto, che ne so. Terremoto dura quanto dura, è un tempo sospeso, cioè per chi lo vive è troppo. Se io sono qua, dico sono qua da mezz'ora, ma pensa se durasse così tanto, cioè non so come dire. E quindi disegnare quella roba lì è nuova, è nuovo, cioè non è che mi sveglio e dico adesso io disegno un terremoto. Poi io cerco di disegnare, di scrivere cose che tu possa disegnare, perché se scrivi in maniera visiva ce la fai, se scrivi dice solo Roberto pensa, ecco Roberto che pensa, è la cosa più noiosa del mondo. Oppure appunto è il classico, tanta gente scrive ma non pensa all'apporto visivo della cosa, e allora scrive Roberto pensa alle vacanze, beh no. A me viene in mente l'entrata, cioè la presentazione dei personaggi. Carlo è messo in un angolo, ok? Ed è infastidito da vignetta 1. Samira come entra in scena? Parkour. Salta. Se avessimo deciso, e lei passeggia, che disegnativamente anche che crolla quella pagina, non ha nessuno... Perché? E invece tu hai deciso che una fa parkour, ma quello diventa anche un espediente per dire così Mattia disegna capriole. Esatto. Ed è molto, molto meno statico di oh lei passeggia e improvvisamente scatta il terremoto. No, e se guardate a volte basta tre vignette, quattro, dove ti accorgi che se le guardi tutte in fila qualcosa sta succedendo. Perché il problema soprattutto della scrittura è che quando scrivi la pagina di un fumetto è... qualcosa dovrà succedere, no? E qui in 24 pagine dobbiamo mettere la vita, la presentazione di quattro personaggi anche, oltre a quattro eventi. E io vorrei avviarmi alla conclusione con l'ultima domanda, introducendo l'ultimo che ci è venuto in mente adesso, ma ce ne sono talmente tanti dentro, l'ultimo elemento che però caratterizza questo fumetto. Cioè questo fumetto noi l'abbiamo definito una narrazione polifonica multimediale. Perché polifonica? Polifonica perché c'è un narratore che è l'equazione del rischio, l'equazione. Il cattivo è quello che racconta la storia. Poi però ci sono pure le storie raccontate dai personaggi. E non le trovi nel fumetto.
le trovi fuori dal fumetto. Nel fumetto ci sono dei QR code che, se inquadrati con un dispositivo connesso alla rete, ti portano dentro altri pezzi di questa storia polifonica, no? E qui volevo chiedere a Maurilio qual è l'idea che sta dietro questo meccanismo, cioè perché è stato scelto questo meccanismo. Ma innanzitutto per dar modo ai lettori, ai ragazzi, di approfondire alcuni temi. L'espediente è stato proprio quello di non impoverire la parte di lettura dell'avventura a fumetti, portandoli comunque, rimanendo in contatto con i personaggi, tant'è che inquadrando il QR code parte una videotelefonata col personaggio che in quel momento stanno leggendo, che va a dare il dettaglio, entra un po' più, diventa più preciso e didascalico e indica quali sono i comportamenti corretti da adottare in quello specifico, in quella specifica situazione. Per fare questo abbiamo realizzato dei piccoli video animati, e sempre in collaborazione con Roberto e Mattia, perché c'è anche lì scrittura e disegno, e anzi è parte fondamentale, perché oltre a questo poi c'è la versione anche nel sito Attimo Decisivo, c'è anche la versione audiobook. E sì, è nato assolutamente multimediale, cioè noi oggi abbiamo parlato così tutto il tempo del fumetto, eravamo qua, noi ciao siamo due fumettari. Però effettivamente forse sì, prima di chiudere diciamo anche che... È nato per essere così. L'attimo decisivo è il fumetto di cui abbiamo parlato tutto il tempo, ma sono anche dei video, sono anche un audiolibro, sono anche tutta una parte video di presentazione che tu vai a trovarti sui social. Io mi ricordo che quando è partita la promozione vedevi reel, vedevi prossimo passo, action figure, io voglio i pupazzi. Come sai... Non è una cosa solo immaginata. Non è immaginaria, è una vita immaginaria. Subito. Come anche l'idea, ecco, che discutevamo di una serie animata, chissà se ci arriveremo. Ma mille volte. Senza adesso entrarci e fare troppi spoiler, hai ricordato, Maurilio, che c'è un sito web che è attimodecisivo.ionorischio.gov.it, dove viene illustrato tutto il progetto relativo al fumetto, dove si trovano i numeri del fumetto, adesso il numero, ma fra qualche settimana, qualche giorno ormai, i numeri che possono essere ovviamente scaricati in versione PDF gratuitamente da chiunque, e i fumetti, il primo numero è stato distribuito in tutte le scuole secondarie di primo grado d'Italia, stiamo parlando di quasi 2 milioni di copie distribuite, forse come tiratura forse siamo al top, meglio di zero calcare. sono i numeri a cui siamo abituati, no? Diciamo così, chi è che non fa 2 diciamo milioni così di copie, cioè... e di nuovo ci saranno queste narrazioni in realtà aumentata, per così dire, nel senso che si esce fuori dal fumetto. Il fumetto è una specie di portale di carta, che è la cosa che piace a me, perché pur essendo un prodotto tradizionale di carta è anche un portale vero e proprio che ti porta a contenuti multimediali e anche all'audiobook, l'abbiamo ricordato, che può essere ascoltato naturalmente nelle cuffiette mentre si guida e facendo sempre attenzione alla strada, naturalmente. E quindi tra qualche giorno avremo anche il numero 2. Io però vorrei concludere con una domanda che viene dal pubblico, non quello presente qui adesso, ma dal pubblico di ragazze e ragazzi che hanno letto le storie e che chiedono ardentemente, voracemente, hanno questa curiosità se ci sarà una love story tra i personaggi. A me piacciono le commedie romantiche, non vedo l'ora. Commedia romantica con evento catastrofico da sventare subito, sì, secondo me sì. Ho una mezza idea tra chi, ma non lo dico chiaramente. Io non lo so, però
però se penso a catastrofe, storia d'amore, mi viene in mente Titanic, che per quanto sia assolutamente celebratissimo, è uno dei miei film preferiti, cioè è una delle poche cose che denuncia, che ho anche dei gusti incredibilmente pop, perché secondo me c'è qualche, una sorta di archetipo lì dove che quella roba lì funziona, appunto. Funziona da, parlavamo appunto di prima di Omero, amore e morte. Insomma, vabbè, non comunque lo so, sì, non ci, so sarà, ci sarà qualcosa. Io non so niente. Io ho una mezza idea, l'ho anche un pochettino ino seminata, ma se vuoi l'iceberg lo mettiamo. Numero 10, 11, 12, iceberg. Domanda, perché qualcuno lo sta immaginando proprio perché quel seme è stato raccolto. Sì, è stato raccolto qualcuno. Ci sono iceberg. Bene. Bene, allora, io ringrazio Roberto Gagnor e Mattia Surroz. Grazie, grazie a voi, per essere stati qui, voi. Grazie a Maurilio Silvestri e niente, ci vediamo al prossimo numero. Grazie Riccardo. Molto presto quindi, esatto. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti.